La storia della nostra comunità è la storia di un popolo, di una città, di un territorio e della sua gente. Umago, piccola cittadina di pescatori, contadini e artigiani, subì alla fine della Seconda Guerra Mondiale un radicale mutamento sociale, culturale ed economico. In quegli anni molte persone vissero episodi difficili e inspiegabili, come quello che ha coinvolto la famiglia Gulin, famiglia di mugnai e possidenti noti per la generosità e la devozione religiosa. La sera del 29 novembre 1946, i tre fratelli uscirono assieme di casa per non ritornare mai più. Dalla fondazione della comunità, ovvero del Circolo Italiano di Cultura, non possediamo documenti scritti. L'unico documento di riferimento è un verbale del 47 che testimonia la presenza del circolo a Umago. Tuttavia, grazie alle testimonianze di Armando Manin, Luigi Grassi e Giuseppe Rota, apprendiamo che proprio nel 47 un gruppo di attivisti italiani si rimboccò le maniche per mettere in piedi il sodalizio. Tra i fondatori ricordiamo Armando Manin, Narciso Favilla, Vittorio Poccecco, Aldo Galluzzi e Angelo Del Ben. A un anno dalla fondazione, nel 48, il circolo venne chiuso, il mobilio venduto all'asta e i membri costretti ad abbandonare Umago. Ma non fu soltanto il circolo a chiudere, bensì anche la scuola materna, fondata nel 1910, le scuole italiane di Matterada, Giurizzani, Petrovia, Montenetto e Babici. Gli alunni vengono obbligati a iscriversi alla scuola croata e i beni delle famiglie vengono confiscati. La lingua croata diventa repentinamente la lingua ufficiale. Con il Trattato di Londra, nell'ottobre del 1954, il nostro territorio, compreso nella zona B del territorio libero di Trieste, passa all'amministrazione civile jugoslava, segnando così l'inizio del lungo e devastante esodo. A Umago rimangono solo poche famiglie nel centro storico e circa 200 famiglie su tutto il territorio. E mentre gli umaghesi rimasti cercavano di ricompattare le fila, coloro che hanno deciso di partire trovano sistemazione nei campi profughi a Trieste e provincia. Su iniziativa della signora Lucia Manzutto, gli umaghesi rimasti a Trieste diedero vita al gruppo culturale San Pellegrino, che nel 1959 fondò la famiglia umaghese, aderente all'Unione degli Istriani e con la quale oggi la nostra comunità mantiene un ottimo rapporto di collaborazione. Le attività a Umago riprendono pian pianino e Luigi Grassi diventa presidente del Circolo Italiano di Cultura. Grazie alla sua tenacia, il signor Grassi riesce a organizzare la sala di lettura, compra la TV e fonda il coro virile diretto da Pino Voc. Bisogna inoltre sottolineare che a cavallo tra il 1960 e il 61 viene fondato anche il Circolo Italiano di Cultura di Salvore, portato avanti su iniziativa di Ligio Zanini. Negli anni 60 Luigi Grassi lascia le redini del circolo al giovane neolaureato Giuseppe Pippo Rota, professore di lingua e letteratura italiana e francese, che presto divenne direttore della scuola elementare italiana. Giuseppe Rota si dedicò con particolare attenzione alle nuove attività. Accanto al coro, diretto da Pino Voc, diventa ben presto attivo il complesso vocale strumentale I Diamanti Azzurri e i Marines e inizia a operare la filodrammatica. Pippo si impegnò particolarmente in questo campo, scrivendo numerose commedie e facendo diventare la filodrammatica di Umago una delle migliori dell'Unione Italiana. Dal canto suo, Giuseppe Rota verrà per sempre ricordato quale autore di testi teatrali più importanti nel mondo della comunità nazionale italiana. E le pinete e ti innamori sempre di più, passeggiando per Catoro. Tu per magia vedrai si par e l'incanto di Stella Maris in un bel sogno ti porterà. Da Pozioia alla Muiela, dalla diga a Montaro. Dal 1964 il circolo instaura una lunga e proficua collaborazione con la Nazione Madre, grazie anche al contributo dell'UPT di Trieste. Il calendario delle attività si arricchisce con conferenze e uscite, mentre nel 1965, grazie all'impegno della maestra Franca Corpognai, riapre finalmente la sezione italiana della scuola materna. Nel 1971 i circoli divennero comunità degli italiani, estendendo il ruolo del sodalizio da puramente culturale anche a politico e sociale.
Una grande soddisfazione rappresentò l'apertura della tanto attesa Scuola Media Superiore Italiana a Buie, per la quale, accanto ai nostri connazionali, si prodigarono personalità importanti quali il professor Josip Mihovilović. Grazie all'impegno di Pippo Rota e Celestino Gasperini, che furono i primi due presidi della Scuola Media Superiore Italiana, i nostri ragazzi, una volta terminata la scuola elementare, potevano proseguire gli studi nella loro lingua madre, senza spostarsi a Rovigno o Capodistria e continuando ad essere parte attiva delle numerose attività della comunità. La comunità non aveva ancora una sede propria e le numerose attività venivano svolte nelle aule scolastiche o a casa della famiglia Fabbri, per quanto riguarda le prove della filodrammatica, ad esempio. Nella seconda metà degli anni 70, durante la presidenza di Romano Cimador e grazie anche al sostegno del direttore Borivoj Tadić e del segretario Ivan Pirschel, la comunità ottiene finalmente due stanze all'ultimo piano dell'UPA. Guarda che bel tramonto, il sole caldo infiamma il mare, oh turista, tu che arrivi. Con grande soddisfazione del presidente Cimador, molti giovani iniziano a frequentare le attività della comunità. Grazie all'iniziativa di Armando De Grassi diventa attivo il coro misto diretto da Sergio Bernic, nascono le sezioni sportive e gli attivisti umaghesi diventano sempre più presenti sulla scena sociale e culturale, organizzando altresì numerose uscite in Italia, Croazia e Slovenia. Fin dagli inizi la comunità ha coltivato un rapporto speciale con la scuola elementare e la scuola materna. Si era consapevoli, infatti, che solo con un'attività forte e sinergica si poteva incidere positivamente sul numero degli iscritti nelle varie istituzioni. I direttori della scuola italiana, tra i quali ricordiamo Mario Cocchietto, Dario Forza, Celestino Gasperini, il già citato Giuseppe Rota, così come tutta la sala insegnanti, contribuirono alla crescita della comunità e realizzarono numerose serate artistico-culturali e progetti comuni. Così facendo, nel 1980, il direttore della scuola elementare italiana, Celestino Gasperini, riuscì ad aprire a Bassania la sezione periferica dell'asilo italiano Girotondo, con a capo Fiorella Campagnola, un passo importante per il futuro della comunità nazionale italiana. L'ottima collaborazione continuò nel tempo e continua tuttora, grazie all'instancabile contributo di Roberta Lakosceliac, Ondina Šimičić e Arden Sirotić. In questo periodo, grazie allo scrittore Fulvio Tomizza, si apre il dialogo culturale con il Lions Club di Mestre Venezia, al quale ci legano i valori storici e culturali comuni. Umago ospita così artisti del calibro di Nello Pacchietto e Paolo Barbaro e sviluppa legami e amicizie alle quali dobbiamo oggi la partecipazione alla regata storica di Venezia. La disgregazione della Jugoslavia portò grandi cambiamenti per la comunità nazionale italiana. La Slovenia e la Croazia proclamarono la propria indipendenza nel 91 e da quel momento anche la massima organizzazione degli italiani visse momenti di rinnovo. Nel 91 si svolsero le elezioni per i nuovi organismi del gruppo nazionale e alla guida dell'assemblea viene eletto Antonio Borme, affiancato dal giovane Maurizio Tremul. Anche Umago si adegua alla nuova realtà e nomina Romano Cimador presidente del sodalizio. Successivamente, nel 93, Umago divenne nuovamente comune autonomo, guidato dai connazionali Giuseppe Rota e Marino Kocijančić. Proprio negli anni 90 nacquero anche le comunità di San Lorenzo Babici, su iniziativa di Roberto Grassi e Giuliano Radin, nonché la comunità di Materada, su iniziativa di Vlado Rota e Nerina Cernic. Nel 94 è Dario Forza a prendere in mano le redini del sodalizio maghese. Sono gli anni del ritorno alle tradizioni e si ripristina la tradizionale gita fuori porta per Pasquetta a San Pellegrino. La chiesa e le sue case, la piazza e le sue rive, le belle spiagge e le pinete, e ti innamori sempre di più. Passeggiando per Catoro, tu per magia vedrai Sipar e l'incanto di Stella Maris. Come i suoi predecessori, anche Forza dovette affrontare il problema della sede sociale. Il comune non era disposto a cedere l'edificio scolastico di via Garibaldi, senza peraltro addurre valide motivazioni, cosa che portò alle dimissioni del presidente della Commissione per le questioni della nazionalità italiana, Franco Sodomacco.
Dopo chiarimenti e rivalutazioni, si giunse alla soluzione di ristrutturare l'ala sud dell'Università Popolare Aperta, quale sede del sodalizio. Questa soluzione presentava una serie di vantaggi rispetto all'edificio di Via Garibaldi. La posizione e la facilità di raggiungere la sede, la vicinanza con la scuola italiana, spazi più grandi e la possibilità di realizzare diverse attività di autofinanziamento. In seguito però a problemi di natura finanziaria da parte dell'Unione Italiana, si dovette ridimensionare e modificare il tutto, cosa che portò alle dimissioni del presidente Forza nel 1996. Dopo le dimissioni di Dario Forza, toccò a Pino De Grassi portare a termine il lavoro iniziato, arrivando alla posa della prima pietra nel 1999 e successivamente all'inaugurazione della sede il 17 novembre del 2001. Con una sede nuova, luminosa, ben attrezzata e accogliente, grazie al sostegno dell'Unione Italiana, dell'UPT e dei due governi, la nostra comunità inizia il XXI secolo alla grande, ricca di nuove iniziative e attività. Grazie alla sensibilità e sostegno finanziario della città di Umago, dal 2006 la comunità dispone anche di un servizio di segreteria, che permette maggior flessibilità e accessibilità. In seguito all'inaugurazione della nuova sede, si susseguono le presidenze di Roberta Lacoscegliaz, Giuseppe Rotta, Pino De Grassi e l'attuale presidenza di Floriana Bassanese Radin. In un bel sogno ti porterà da Pozioia alla Muiela, dalla diga al Montaro, noi andremo con la vela, là ti parlerò. Oggi la nostra comunità rappresenta un punto di incontro generazionale ed è frequentata da grandi e piccini. Oltre alle attività di danza moderna, speleologia, inglese, ora della fiaba, pallavolo, ricreazione e country fitness, rimangono solide le attività tradizionali, come il coro, la briscola, le bocce, la ceramica e il ricamo. La comunità porta avanti progetti che valorizzano la storia e la cultura del luogo. Thank you.
visions as I go to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm rational. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Decisions as I go to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm rational. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. È da sempre stata un punto fisso e ha saputo mantenere e conservare l'identità nazionale, in sintonia con il pensiero e le opere del grande connazionale, del quale la nostra comunità porta il nome, Fulvio Tomizza.